Amiche e amici di Rossini TV, buonasera e benvenuti alla terza puntata di Masterfish. Siamo qua al ristorante Gibas per farvi conoscere una realtà che è notissima a Pesaro, ma che ogni tanto vale la pena sempre ribadire, perché poi siamo qua con gli chef amatoriali e c'è Roberta. Roby, sei pronta? Certo che sono pronta. Ciao Paolo, come stai? Tutto bene? Sei pronto tu? Guarda, io sono pronto, sono prontissimo, ho già verificato, visionato la sala. Hai dato già un'occhiata in cucina? Controllato tutto, siamo super pronti, possiamo iniziare? Iniziamo allora fra un attimo andando con il primo rito della serata, che è la consegna dei kit di abbigliamento per i due chef, e poi vedremo anche, andremo a scoprire anche quali sono i piatti e le assegnazioni. Sono questi tre momenti, quelli cruciali, quelli che naturalmente da quelli dipende tutta la puntata. E allora andiamo in cucina, andiamo insieme a consegnare i kit e poi a dare il via definitivo a questa terza puntata di Masterfish. Il pesce va in onda. Siamo con Stefano Andruccioli, titolare del ristorante Gibas. Stefano, ti sei buttato in questa avventura di Masterfish, Rossini TV. D'altra parte, chi se non un ristorante così celebre per quanto riguarda i piatti di pesce? Grazie, mi fa molto onore poter presiedere a questa manifestazione. Per me questa è una cosa, un'iniziativa nuova, partecipo con piacere, non so cosa mi aspetta, ma di sicuro i miei ragazzi faranno un'ottima figura. Sappiamo che lo chef si è impegnato a elaborare piatti speciali da affidare agli chef amatoriali. Come ci si sente sapendo che in cucina entrerà anche qualcuno che non è il professionista della situazione, ma è un amatore, per quanto amatore evoluto? Beh, oggi non è professionista, ma sono due ragazzi che hanno una grande passione e chissà, magari domani possiamo anche collaborare. Il locale, Stefano, è conosciuto da tutti, però sì, ogni tanto vale la pena anche fare un piccolo promemoria. Raccontaci un po' in sintesi la storia di questo locale che, appunto, abbiamo detto tutti conoscono, ma che magari a qualcuno potrebbe anche interessare conoscere un po' meglio. Allora, Gibas è un locale che ha rilevato mio padre nel 1978. Diciamo anche da un signore che si chiamava Giorgio Bartolucci. Tutti mi chiedono perché Gibas, sono le iniziali di Giorgio Bartolucci con l'apostrofo anglosassone S. Poi diciamo che mio padre è arrivato fino al 2008 e ho preso io le redini di questa baracca, e devo dire che la cosa mi ha appassionato sempre di più, anche perché adesso ho fatto una gestione più mia, ho portato, diciamo, la mia personalità. E cerco, sono sempre alla ricerca di un continuo equilibrio con il mio staff, cercando di inculcare anche loro quelli che sono, quello che è il mio sogno, di creare una ristorazione che non guarda soltanto il piatto, ma il benessere completo del cliente, quindi dove l'esecuzione del piatto è una parte di questo. Speriamo di non far troppi danni allora oggi, perché arriviamo noi con le telecamere, con tutta la nostra organizzazione e con quello che è un po' la filosofia di Masterfish, però ci mettiamo in punta di piedi, mi raccomando. Certo, magari sbagliare a volte è anche utile per correggere gli errori, no? Quindi non mi preoccupa niente, sono contento e dai, speriamo che
I miei ospiti stasera gradiranno la cena. Roberta, hai stirato tutto bene? Assolutamente sì, stirato a caso oggi pomeriggio, bello piegato, tutto pronto. Allora, il kit è pronto, si compone del cappello come quello che indosso indegnamente io e Roberta invece più degnamente perché lei è un po' sa fare, e poi c'è la paranza, che non so come si chiama in gergo, probabilmente si chiama così, e la mascherina. E adesso andremo a consegnare ai nostri concorrenti il kit necessario per trasformarli in concorrenti ufficiali di... Masterfish il pesce va in onda. Ricordiamo, oggi terza puntata, due altri chef in gara, Virginia e Giacomo. Vado? Ma come sei brava, ma come sei brava, sei la mia memoria. Vai, 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 vai. Abbiamo catturato lo chef Matteo Del Bianco, che adesso ci racconta prima di tutto che piatti ha preparato e ha ideato per i nostri concorrenti, e poi ci sarà la cerimonia, Matteo, dell'assegnazione dei piatti, perché ricordiamo che fino a questo momento gli chef non sanno quali sono i piatti che verranno loro assegnati. Non solo, ma ricordiamo anche che i commensali in sala, che dovranno anche votare, non sapranno per chi voteranno, ma solo per quale piatto, per cui resta tutto nel mistero fino al momento finale nel quale riveliamo tutto quanto. Allora, raccontaci questi piatti. Allora, abbiamo come primo piatto abbiamo una mezza manica con mazzancolle nostrane e carciofi, e servite con la loro bisque. Invece come secondo piatto avremo un tortino di rombo sul letto di bietola con una crema di patate viola e un olio alle erbe. Naturalmente questi sono solo due dei piatti che vengono poi proposti nel menù della serata, perché ricordiamo appunto che nella tradizione di Masterfish il pubblico viene, paga e di conseguenza, oltre ai piatti in gara, si aspetta anche qualcos'altro. Certo. E lì voi date il meglio di voi, d'altra parte per forza, insomma. Cerchiamo di fare il meglio che possiamo, insomma. E abbiamo come entratina uno sgombro marinato all'aceto di lamponi con scarola e mandorle e uve. E poi come dessert, alla fine del pasto, avremo un cremoso al cioccolato su salsa di cacchi e un crème brûlée alle nocciole. Allora, chef, adesso è arrivato il momento di assegnare i piatti in gara ai due concorrenti di questa sera. Li ricordiamo, Virginia e Giacomo. I piatti li abbiamo prima descritti. Chef, quale piatto assegnerà a Virginia? A Virginia abbiamo deciso di assegnare il tortino di rombo con crema di patate viola e olio alle erbe. E invece a Giacomo abbiamo deciso di assegnare la mezza manica con mazzancolle e carciofi. Bene, allora adesso andiamo a sentire cosa pensano gli chef dei piatti che sono stati assegnati. Virginia, vengo da te. Come va? Tutto bene? Sei agitata? Un pochino sì, però dai, spero di fare un buon lavoro. Agitata ed emozionata, è contenta di essere qui. Come ti aspetti di fare questo piatto? Sei contenta dell'assegnazione del piatto da parte dello chef? Sì, sono contenta, soprattutto perché secondo me è buono da mangiare, e spero che venga bene, perché ci sono magari dei passaggi un po' difficili, però dai, spero che il risultato sia buono alla fine. Vado da Giacomo. Ciao Giacomo, anche tu emozionato? Abbastanza emozionato, speriamo di far bene e vediamo un po' se riusciamo a rispettare gli standard prefissati.
direi che sono pronta e vado ad immergermi in questa cucina. Vado, venite con me. Io adesso vado da Giacomo, primo chef in gara, ricordiamo il piatto, le mezze maniche. Giacomo, come sta andando la preparazione del piatto? Bene, 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 dai, adesso abbiamo buttato la pasta e poi andremo a saltarla. E abbiamo intanto fatto, abbiamo messo a scaldare le mazzancolle e poi andremo ad aggiungerci anche la crema di carciofi. E qui abbiamo la bisque e poi abbiamo anche dei pomodori secchi per come guarnizione. Un profumo ottimo da questo pentolone. Raccontaci bene che cosa hai fatto qui. Allora, qui abbiamo fondamentalmente fatto un soffritto, siamo andati ad aggiungere le mazzancolle, abbiamo effettuato la bisque e poi siamo andati a fare una riduzione della bisque. Wow, Giacomo, vedo che stai impiattando e sicuramente verrà benissimo, bellissimo. Ma ascolta, che dici? Me lo fai provare prima che venga servito? Vado? Vengo qua, che spettacolo. Beh, troppo grande, cari amici Master Fish. Questa sera siamo al ristorante Gibas sulla panoramica San Bartolo di Pesaro, un posto splendido dove si può vedere il mare di giorno e di notte invece si ha una immagine veramente romantica e quasi da spa. Questo mi fa venire in mente che questa sera c'è un menù dedicato al pesce con degli abbinamenti soft. Il primo piatto è la mezza manica con carciofi, mazzancolli e la bisque, la loro bisque. L'abbinamento è con Bianchello del Metauro, e un Bianchello del Metauro si chiama Chiara Luce, l'azienda è Crespaia ed è un'azienda che si trova a Fano, a direi a 3 km dal mare, quindi questo vino che veramente ha una salsedine dentro, ha un profumo meraviglioso, iodato, un profumo di agrumo, un profumo di lime, un profumo di limetta che è il fiore del lime, e poi ancora profumi direi primaverili. Ma quello che mi piace è questo agrume, questo limone che arriva, questo canarone. Il canarone è un incrocio tra il cedro e il limone. L'abbinamento con questo piatto è essenzialmente di profumo, di sapore del vino, perché alla fine si ha un profumo minerale di pietra focaia, e il piatto che è a sapidità è un piatto che ha anche un'armonia, e direi che siamo veramente alla apoteosi della cucina. Allora, sono arrivata in un tavolo importante che è il tavolo della giuria, qui accanto a me una bellissima ragazza, una dei 5 giurati. Allora, ti chiedo, come è andato il primo piatto in gara? Allora, ci ha stupito già fin dall'inizio l'ottimo profumo del piatto, che comunque ci ha gradevolmente stupito per l'abbinamento di sapori che era molto particolare, anche se comunque il carciofo, che pensavo fosse più amaro, in realtà ci è risultato quasi dolce, insomma ben amalgamato al resto del piatto. Quindi niente, siamo molto curiosi del seguito, perché già la partenza è stata veramente in tutta pompa.
altro giurato. E allora di nuovo chiedo, come è andato il primo piatto in gara? Diciamo che ha rispettato in pieno le aspettative. L'abbinamento tra il piatto di pesce e i carciofi è un abbinamento di grande qualità, è stato veramente apprezzato anche il tipo di pasta, penso che abbia creato una composizione che al palato e al gusto abbia dato delle grandissime soddisfazioni. L'aspettativa era alta, ma nel suo complesso ha soddisfatto completamente quello che erano le nostre aspettative. Doppia domanda per il primo piatto in gara, è stato di vostro gradimento? Molto, decisamente molto buono, devo dire. Sì, sì, aspettiamo il secondo e poi capiremo. Alziamo l'hype. Vado da Virginia, mi avvicino. Come sta andando? Wow, wow, che bel piatto nel frattempo che passa. Ecco. Ah, eccolo, il rombo, è vero. Con le bietoline gratinate al forno. E qua c'è la crema di patate viola. Ah, perfetto. Ci spieghi un attimo come hai preparato questa bellissima crema viola? Allora, la crema di patate viola, per fare in modo che il colore rimanga così intenso, e le patate vanno cotte a parte, sbollentate con la buccia. Poi si fa in questo caso nel tegame un soffritto con olio e cipolla, si aggiungono le patate già cotte e pelate ovviamente, che saranno belle viola, e poi si unisce il brodo vegetale oppure anche l'acqua e si porta a cottura, poi si frulla il tutto e anche un rametto di rosmarino nel soffritto ci va, che poi si toglie. Il secondo piatto è un tortino di rombo, crema di patate viola e olio alle erbe. Il vino che viene abbinato è un verdicchio dei Castelli di Iesi, DOC classico superiore, Misco, e l'azienda è un'azienda che mi piace molto e che è tenuta di Tavignano. Siamo a Cingoli, siamo a metà strada tra il Monte Vettore e il mare. Quindi un'azienda che usufruisce di una ventilazione incredibile, quindi assenza di malattie, assenza di muffe, ma quello che mi piace molto è che questo vino ha una mineralità, una eleganza unica. E allora, se si sente al profumo, ha dei profumi che arrivano subito come tiglio, come gelsomino, ma oltre a questo c'è anche tanto agrume, c'è cedro, c'è bergamotto, e questo mi piace molto perché è uno dei vini che hanno un profumo che arriva addirittura all'anice. L'anice ci appartiene nelle Marche
e questo vino ha delle nuance di anice e anche di salinità. Beh, i terreni qui naturalmente sono di argilla, sono di sabbia, ma anche calcare, e allora donano al vino grandi profumi e direi che questa grande sapidità che non finisce mai in bocca, che è iodata, salina, è un sapore che non finisce, come ho detto, e la persistenza aromatica è molto importante e serve proprio per questo tortino di rombo che il ristorante Gibas, ma meglio ancora i concorrenti non professionisti, hanno preparato, e vediamo anche qui l'armonia tra piatto e cibo, credo che non ci siano problemi di nessun genere. Altro giro, altra corsa, secondo piatto in gara. Com'è stato questo secondo piatto in gara? Beh, devo dire è stato equilibrato, soprattutto ho apprezzato anche la vivacità cromatica, anche nel piatto precedente, però in questo in modo particolare, e devo dire che i sapori erano bene bilanciati e soprattutto devo dire la scelta dei vini eccellente, perché si sposavano veramente bene, anzi andavano ad esaltare il piatto, non lo accompagnavano solo, ma partecipavano vivamente, insomma. Secondo piatto in gara, è stato di suo gradimento? Assolutamente sì, a me sono piaciuti tutte e due, non mi voglio sbilanciare molto, ma il secondo lo ritengo un attimino superiore al primo, quindi complimenti, comunque due piatti eccezionali, molto buoni, direi che c'è veramente della classe. Le posso chiedere come ha trovato il secondo piatto in gara? Squisito è la parola giusta, proprio buono, un abbinamento anche di sapori molto delicato, azzeccato, veramente sono rimasto entusiasta. Come ha trovato il rombo? Le è piaciuto il secondo piatto? Moltissimo, a me è piaciuto, non per togliere il primo, perché era buono anche il primo, però io preferisco il secondo piatto, sì. Adesso lo chiediamo anche al signore però, eh? E invece lei come ha trovato il secondo piatto? Faccio solo per dar contro a mia moglie, quindi preferivo sicuramente il primo. Allora, siccome Paolo mi fa lavorare troppo, adesso io mi sono seduta e mi voglio godere. Dai, Paolo. Paolo, sei diventato come mia madre, che mi chiama sempre nei momenti meno opportuni. Prima il dovere, poi il piacere. Allora, qui ci sono le schede voto, bisogna illustrarle, spiegarle bene e poi dopo portarle a tutti i nostri commensali, perché devono votare. Va bene fermarsi, siamo contenti, però ogni tanto, insomma, qualcosa bisogna fare. Forza, 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 forza. Va bene Paolo, allora adesso le spiego, poi dopo però davvero mi vado a bere un bicchiere di vino, eh? Semplicissimo, due schede, scheda tecnica e scheda di voto per tutti i commensali. I piatti in gara ovviamente sono due, piatto numero uno, piatto numero due. È facile, basta mettere una crocetta sul piatto che preferite.
dal combinato disposto delle votazioni realizzate dalla giuria tecnica, la giuria del pubblico, il responso comunque dell'enogastronomo Hotel Lorenzi, la valutazione e supervisione degli chef che abbiamo appena ascoltato, il risultato finale di misura di pochissimo, non dovete pensare che ci siano stati, proprio era lì, un attimo era l'altro, alla fine il risultato vincitore, il piatto numero 2. Virgi, battiamo la mano anche Giacomo, tutte e due bravissimi. Una nuova esperienza per lo chef Matteo Del Bianco, però ti abbiamo visto bello compreso nel ruolo. Sì, diciamo che è stata una serata abbastanza impegnativa, però dai, ci siamo divertiti, alla fine è stata una bella esperienza, spero che ci siate stati bene un po' tutti e spero che si rinnovi questo entusiasmo anche il prossimo anno, spero di essere in gara anche il prossimo anno, speriamo di vincere anche la finale, dai, vedendoci con gli altri amici, con altri colleghi tutti in finale, speriamo di passare una bella serata anche là, dai. I ragazzi si sono comportati bene? Sì, i ragazzi si sono comportati benissimo, anzi sono molto appassionati, soprattutto Giacomo appassionato di vino, Virginia molto appassionata, lei ha fatto anche Masterchef e quindi era già, diciamo, calata nel ruolo, si era già calata, era già venuta bella carica lei. Virginia, è andata benissimo allora? Sì, è andata bene, dai, sono contenta, è stata una lotta, diciamo, fino all'ultimo non sapevamo chi avrebbe vinto perché tutti e due i piatti erano buoni, perché noi li abbiamo assaggiati, però sono contenta, molto. Poi so che c'è anche un bello spirito di collaborazione in cucina, comunque non è che ognuno fa solo il suo, una mano si dà sempre, in brigata si dà sempre una mano. Sì, anche perché io e Cecca e Giacomo siamo anche molto amici, quindi è stata una bella esperienza anche per tutti e due, sicuramente è costruttiva e poi dai, si collabora sempre un po'. Un uccellino mi ha detto di Masterchef. Sì, ho partecipato ormai 3 anni fa, l'ottava edizione, 2 o 3 anni fa l'ottava edizione era. È stata anche quella una bellissima esperienza, ma l'ansia c'è sempre, anche per questo Masterfish c'è sempre l'ansia. Giacomo, grandi complimenti da parte dello chef, ha detto che sei molto preparato e sei anche molto bravo nell'abbinamento coi vini. Come mai? È una tua passione o hai fatto degli studi apposta? Ho frequentato la scuola alberghiera. E poi ho intrapreso un'altra strada e mi sono laureato da poco come infermiere. E abbiamo vissuto un bel periodo, però la cucina rimane comunque sia sempre una bella passione. Bene, allora sei soddisfatto di questa esperienza e di queste possibilità che ti vengono offerte anche dalla nostra TV? Molto, molto, molto. È stata una serata molto interessante, è stato bello ritornare in cucina e collaborare con grandi cuochi come sono i due ragazzi e poi anche in compagnia di Virginia, grande mia amica. E niente, sono contento di tutto, anzi vi ringrazio anche dell'invito e così, spero che sia andato tutto bene. Eleonora Rubecchia Mensitieri del Corriere Adriatico, giurata, giuro di dire la verità, tutta la verità? Lo giuro. Bene, allora qual è questa verità per questa sera? Che è stata un'esperienza bellissima, gli chef sensazionali, ristorante di altissimo livello, quindi veramente un programma eccezionale e vi ringrazio per questa esperienza fantastica. Prossimamente sul Corriere Adriatico un inserto di 8 pagine da staccare. Anche 15. Adolfo Ciuccoli, che è qui in doppia veste, come responsabile di Fano, presidente di Fano di Confesercenti, per cui alto dirigente Confesercenti, e anche come titolare di Tuqui Tour, che è uno degli sponsor della nostra trasmissione. Adolfo, com'è andata? Bene, direi molto bene, 2 gran piatti, eccezionali tutte e due, anche se il secondo effettivamente aveva qualcosina di più. Quindi è andata bene così, insomma, dai. Però veramente 2 piatti che penso se la sono giocata fino all'ultimo voto, di sicuro, perché veramente eccezionali.
Confesercenti sposa un'iniziativa, anzi produce un'iniziativa importante nel mondo della enogastronomia e nel mondo della diffusione dei prodotti di qualità. Noi siamo contentissimi di questo, anche perché abbiamo poi visto che con la voglia, l'estro, la sapienza e il savoir-faire di Otello, alla fine stiamo valorizzando dei prodotti che altrimenti rimarrebbero, anche, specialmente nelle nostre zone, sconosciuti o poco conosciuti, perché magari i nostri vini sono più conosciuti fuori dalle Marche che nelle Marche. Qui vengono promossi poco, abbiamo bisogno di promuoverli di più. E questa sera abbiamo assaggiato dei vini che sono favolosi, eccezionali. Con Carlo Balocchi, professore di lettere all'Istituto Alberghiero Santa Marta, e insomma questa parte delle lettere comunque alla fine si riflette anche su quello che è poi la concretezza della realizzazione del far da mangiare, del buon mangiare. Beh certo, adesso a parte il formulare giudizi, noi all'Alberghiero di Pesaro formiamo i nostri ragazzi, formiamo i professionisti del futuro, e partecipare a questi eventi, essere parte insomma di queste iniziative ci rende orgogliosi. Io rappresento la scuola questa sera, faccio le veci del preside e anzi lo ringrazio per avermi concesso questa opportunità di insomma partecipare al posto suo, e sono veramente contento. Devo dire che sono stati due ragazzi giovani e hanno realizzato dei piatti veramente eccellenti, equilibrati, un tripudio di colori e di sapori. E anche l'abbinamento dei vini, devo dire che era un abbinamento veramente, si sposava alla perfezione. Quindi è stata una serata piacevole, ringrazio tutti, veramente è stato veramente bello. Alberto Moretti, titolare di Spazio Conad, lo sponsor principale della nostra idea, della nostra trasmissione e delle nostre serate, è venuto a sincerarsi di persona che tutto stesse andando per il meglio. Sta andando tutto per il meglio, Alberto? Diciamo che meglio di così non si può. Effettivamente la serata è stata delle migliori, la partecipazione da parte del pubblico penso che sia stata numerosa, ma soprattutto anche di piacevole. Però il plauso più grande deve essere fatto nei confronti dei due partecipanti. Ci tengo a sottolineare che è una coppia di ragazzi giovani, il che fa ben sperare, perché se ci sono delle persone giovani che si approcciano anche a questo mondo con passione, significa che c'è anche una cultura diffusa a far sì che la buona cucina, l'utilizzo della qualità negli ingredienti, il saperli mettere assieme, fa sì che tutti quanti, come posso dire, possono ben sperare nel costruire qualcosa di positivo nell'ambito culinario. Effettivamente è stata una serata piacevole, ha vinto il piatto migliore, il secondo non è stato da meno, e penso che nella serata del 14 di dicembre ci siano tutte le condizioni per far sì che nasca una serata di grande successo. Ma scusate, qui la sala è vuota? Non c'è più nessuno? Ma è finita la puntata? Cioè, è finita la puntata e non mi avete detto niente? Ma... Paolo! 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 Ma ti sei addormentato? Era finito, cos'è, ora già della quarta puntata, no? Certo, andiamo in onda con la quarta! Allora andiamo, dai, andiamo, corri, 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 corri.